L'astratto rosso è nato il 30 novembre 2001, è nato come foglio comunista, come foglio rivoluzionario. Questa è una copia, la terza copia del secondo anno, che è della primavera 2002. E l'ipotizzazione in quella fase era, c'erano le elezioni in Francia, c'erano i movimenti in piazza in Italia, era nata l'ipotesi di due popoli, due stati per Israele e Palestina. E quindi l'ipotizzazione in quella fase era questa, primavera di millennio, fase spaziale, l'Umbria nel cosmo con Vittori, città di castello meravigliosa nella Soyuz, fase diplomatica, reciprocità fra le due Coree, ipotesi, due popoli, due stati evolventesi in un paese, due sistemi, fra Israele e Palestina, elezioni in Francia, valutazione, affermazione della Gauche, fase di istituzionalizzazione rivoluzionaria in Eritrea e Zimbabwe, fase rivoluzionaria in Madagascar, manifestazioni, COBAS, CGL, CISL, UIL, il paese in piazza ogni settimana, posizioni contro il governo e contro il terrorismo, valutazione, governi di breve durata in Israele e in Italia, buona primavera. Paul Bittins, che sono io, Paolo Vinti, Paul Bittins, ha ipotizzato alcune cose, peraltro già ipotizzate da altri, si situano in una traiettoria che vale al futurismo, alla transavanguardia, al dadaismo, all'action painting, si situa appunto in questa traiettoria. Paul Bittins direbbe così, che l'ipotesi, la traiettoria, la consistenza, significa vertenzializzare, significa ipotizzare un diverso mondo, un altro mondo possibile, significa quindi produrre libertà, uguaglianza, pace, amore, sessualità, arte, concetto, cultura, divaricati dal potere, dalla moneta e dalla decisione. L'ipotesi è quella di produrre una nuova sintassi, anche di verbalizzare con la poesia, quindi tesi, ipotesi, sintesi, traiettoria, consistenza, realizzazione, pensiero, idea, programma, teoria, ideologia, rivoluzione, cosmo rosso, cosmo, libertà e uguaglianza. L'ipotesi è la traiettoria, torpedi nemici, scintillante, bellezza, fosforo e fantasia. L'ipotesi è la consistenza e la realizzazione, quindi divaricazione, sentimento, pulsione, vibrazione. L'ipotesi è la rivoluzione, la classe all'attacco, il proletariato. L'ipotesi è la classe operaia, quindi la liberazione del lavoro e dal lavoro. Si possono costruire, il lavoro può essere sostituito dalle macchine, può essere sostituito dalla scienza. Liberare miliardi di persone da un'occupazione quotidiana che è quella di costruire il mondo, che è una delle cose più belle della vita, e liberarle ulteriormente, che è quella di dire le macchine possono farlo, per cui le macchine possono costruire il mondo e gli uomini godersi la costruzione del mondo. Paul Bittins dice la rivoluzione compagna fondamentale, la rivoluzione in Occidente, come l'ha detto Bordiga, come l'hanno detto in molti, come l'hanno detto i situazionisti, come l'ha detto Baudrillard, come l'hanno detto in molti. L'ipotesi è appunto quella della ridislocazione della posizione umana. Cambiare posizione significa avere un'avventura, significa evitare un giudice che sanzioni la verità su quello che si fa. E il giudice è inesistente nella propria vita. Il dialogo è interiore, si tratta di esplicitarlo. Paul Bittins dice che l'avventura e l'evitare un giudice significa anche posizionare la dislocazione della posizione all'attacco, significa traiettorizzare l'ipotizzazione della mobilitazione delle persone su obiettivi di libertà e di uguaglianza. Thank you.
La valutazione è che da una parte si sono mantenuti i movimenti, si sono mantenute ipotesi di relazioni con i movimenti, si è mantenuta la vertenzialità dei movimenti e dall'altro il governo esiste ancora. In altri termini, si è riusciti a unire le due ipotesi che hanno retto il periodo sino adesso. La domanda è possibile riuscire a coniugare la sinistra radicale, il movimento operaio, i movimenti di Vicenza, così come i movimenti sulle coppie di fatto, i pazzi, con una politica, l'ipotesi del compagno Turigliatto, che è quella dell'aderire al programma storico del partito, con una penetrazione, con un cambiamento dei rapporti di forza all'interno dell'esecutivo. In altri termini, la battaglia dei movimenti e la difesa del programma storico del Partito della Rifondazione Comunista è legato solamente all'extra governatività, oppure ci sono degli spazi anche all'interno dell'esecutivo e del Parlamento? Grazie. Qualche cenno biografico. Personalmente si proviene da famiglia operaia, impiegatizia. Si è fatto il giornalista, si è fatto l'operaio, si è fatto l'impiegato, si è fatto l'attore in questo momento, probabilmente. Circa due anni e mezzo sono passati all'estero, a Berlino Ovest. Si è incontrata la compagna ultimamente. Era i tempi del periodo del muro, erano l'ipotesi del governo Schmidt, del primo governo Kohl, del movimento di occupanti di case, degli Ausbesetzer, della ditta Gezeitung. Si è fatto come corrispondente del quotidiano dei lavoratori, come reporter, quindi si lavorava insieme a Stefano Semenzato, Giovanni Russo Spena, Francesco Bottaccioli. E quindi l'ipotesi in quel periodo era di sviluppare le relazioni internazionali. Si è passato 6 mesi negli Stati Uniti, qualche mese in America Latina, in Messico e in Nicaragua, e il resto della vita qua a Perugia. Sì. Poi si fa l'operaio nella distribuzione dei giornali. L'ipotesi è appunto quella della rotazione dei ruoli. Si stampano i giornali, poi si distribuiscono. L'ipotesi è che essere un po' operaio è fondamentale anche per la rivoluzione. Ci sono state compagne fondamentali nella vita, compagne fondamentali con cui si è passato dei bei periodi. Ci sono state alcuni nomi, la Siusi, l'Irene, l'Anna Maria, la Gio, l'Anita e molte altre compagne, ma la più interessante è sempre la prossima, compagna. E in ogni caso siamo sempre per la libertà femminile. C'è una bionda romana, la compagna R, che è quella più favorita probabilmente per un prossimo futuro, per una relazione tattile. Compagna R, se la incontriamo ve la presento. Una compagna della Ragnina. Leggendaria. Compagni, buonasera.
buonasera, buon marzo, buon inverno, buon inizio di millennio. Compagni e compagne, Vladimir Putin, dopo aver vinto le elezioni regionali in Russia, questa sera è a Roma, incontra Giorgio Napolitano, il Papa, Romano Prodi. La valutazione, compagni e compagne, che vincerà anche le elezioni parlamentari nel dicembre prossimo in Russia, e che si va in ogni caso a una vittoria del partito di Putin, Russia Soyuz, alle elezioni presidenziali nel marzo 2008. Si andrà il 6 maggio alle elezioni in Francia, la valutazione che vincerà Ségolène Royal. Si vincerà Washington nel novembre 2008 con il Partito Democratico. Parallelamente si formerà il nuovo governo palestinese Hamas al-Fatah. Compagni e compagne, allestiamo la reclamazione dedicandola all'impero e al cosmo. Tesi, ipotesi, sintesi, traiettoria, consistenza e realizzazione, pensiero, idea, programma, teoria, ideologia, rivoluzione, cosmo rosso, cosmo, libertà e uguaglianza. Per il compagno Mastro Giacomo si reclama libertà. Buon marzo, buon inverno, buon inizio di millennio. Nell'assemblea chi parla meglio ha sempre ragione, chi scrive meglio ha sempre ragione, chi si pone meglio e ha un'immagine migliore ha sempre ragione, almeno in periodi di pace. E la valutazione è che ha ragione, per cui cambiare la propria identità è fondamentale, altrimenti si creano dei legami di subalternità. L'impero è interessante anche per questo, perché sta nei governi, così come sta nei sottofondi, sta nelle metropoli, così come sta nelle regioni, nelle campagne o nei palazzi. È interessante anche per questo. Queste metropoli letterarie. Se ne stamperanno 2000 copie circa, dalle 1600 alle 2000 copie. E l'ipotesi è produrre appunto dei giornali che producano e riproducano. Bionda, una copia del giornale. Una copia del giornale. Producano stampa gratuita, che sia rivoluzionaria, che sia astratta, e che sia un'ipotizzazione di quella che è un'ipotesi situazionista, appunto, la creazione di giornali che producano concetti astratti. Con il maestro Stracivarius si sono fatte
esperienze teatrali interessanti. Si sono fatte delle reclamazioni in cui si è sperimentata la ridislocazione del palcoscenico, della platea, così come del testo, come sono nella drammaturgia tradizionale. Si è ipotizzato appunto l'intervento delle declamazioni nei locali, nei caffè. Si è iniziato declamando nel nuovo millennio. Maestro, io mi ricordo una campagna elettorale di un maestro per il Partito Radicale nel 1976, che era in centro, e stava facendo campagna elettorale per il Partito Radicale. Il maestro ha fondato il Partito Radicale qua a Perugia, è stato uno dei candidati del Partito Radicale, ha ipotizzato il monologo negli anni 70 con il cuore rivelatore, mi ricordo il maestro che declamava in Piazza della Repubblica. Sì, bisogna chiedere a Gianfranco se si può fumare però, perché non credo che si possa. Probabile maestro, siamo per l'antiproibizionismo, il regolare maestro. Glielo voglio dire? Regolarci, lasci maestro, lasci maestro. No, bello, lasci. Vorrei che... Lasci maestro. Sì. Il maestro ha scritto anche due libri. Due, tre libri diciamo, via. Un altro, uno è intitolato Poesie Rosse, che sono 30 anni di poesie che ho scritto qua e là in vari anni della mia vita. Poi ho scritto Verso Mosca, avvincente con brio in quattro tempi, che è un insieme di prosa, poesia, giornalismo, è tutto mischiato, è parte fa dei stili diversi, in rima, non in rima, astratto, sono stili mischiati. E poi pubblicai a spese mie la sceneggiatura completa del cuore rivelatore di Edgar Allan Poe. Vinci, mi dica le prime 10 parole. Posso dire le prime parole, come comincia? Che i compagni saranno interessati a sentirle. È vero, sono e sono sempre stato nervoso, molto, straordinariamente nervoso. Ma perché dite che sono pazzo? La malattia ha acuito i miei sensi, ma non li ha distrutti, non li ha soffocati. Particolarmente affinato era in me il senso dell'udito. Udivo tutte le cose del cielo e della terra e udivo anche molte cose dell'inferno. Come può essere dunque che io sia pazzo? Ascoltatemi. E osservate con quanta lucidità, con quanta calma, io posso narrarvi per filo e per segno tutto ciò che accadde. Queste sono le prime, ma è molto lungo, dura più di mezz'ora, durerà 40 minuti. L'abbiamo reclamato nei caffè con il maestro, poi mi sono venute le reclamazioni maestro. E si reclamava due volte alla settimana. Reclamavamo due volte alla settimana. Sì. Due o tre. Sì, due volte. Sì. Due volte. Ma è stato un periodo di grande combattività, di grande forza interiore per poter dare col nostro piccolo contributo artistico una svolta, una qualche intuizione di miglioramento da questo governo Berlusconi che ci angustiava, che non ne potevamo più. Sì, sì, sì. E quindi ci sfogavamo declamando. Intrattenendo i clienti, passando, dicevamo sempre meglio della televisione. Quando declamavamo e eravamo senza pubblico, dicevamo sempre meglio della televisione, maestro. Sempre meglio della televisione. Le fa Paolo Vinti le sue declamazioni, ha fatto anche un CD molto bello. Grazie maestro, quello molto bello. Grazie.
E io mi sono ritirato, ho avuto un pochino una crisi spirituale, mi sono ritirato un po' in lettura, meditazioni, non faccio altro, però adesso mi sto riprendendo. Maestro, c'è pubblica, una forte depressione. Pubblica nell'astratto rosso. Adesso mi sto riprendendo energia, e non è detto che rifacciamo qualche altra declamazione, la rifacciamo. Chiaro. Appena mi sono proprio rimesso per bene. Cultura per tutti, libera e gratuita, un giornale, un CD, una reclamazione, una rappresentazione teatrale in ogni comunità, cultura astratta e figurativa, cultura della liberazione, riformista e rivoluzionaria, cultura dell'amore e della sessualità, cultura della libertà contro il lavoro salariato per la rivoluzione, cultura del fare e della pace, cultura della femminilità e del femminismo, cultura operaia e lavoratrice, portare l'arte nelle fabbriche, negli uffici, nelle piazze, portare l'arte nei rapporti sociali, negli scambi umani, arte, cultura e rivoluzione all'inizio del millennio. D'altronde la valutazione personale che è uno stile di vita fondamentale è anche essere vitelloni, un po' come Gassman, un po' come Tognazzi, è fondamentale avere questa ipotesi nella vita, questa ipotesi un po' romana, un po' da commedia. In Piazza della Repubblica è stata personalmente fondamentale in questi anni, è stato un momento determinato. Determinati. Qui si era da voce a un'ipotesi di socialità, di relazione, basata appunto sulla commedia, sulla politica, sulla cultura, sull'arte, sulla socialità. Interessante. Poi la cultura dei caffè è fondamentale per i giornali, per le ipotesi di vita, sociali, per le ipotesi di relazione, per le relazioni uomo-donna, per le ipotesi in generale. Guten Morgen, Genossin! Guten Morgen, Genossin! Wir haben in Österreich gewonnen! Wir haben in Österreich gewonnen! Auf Wiedersehen! Compagna austriaca molto bella, molto bella. Compagni, la valutazione è che la cinematografia è tutta figurativa, in altri termini, da una parte c'è una verbalità figurativa all'interno della cinematografia e dall'altra ci sono figure che riprendono la realtà. Si tratta di astrarre un po' sia le immagini sia le parole, si tratta quindi di ipotizzare una ridislocazione di quella che è la cinematografia classica, dislocarci in una cinematografia che faccia rivoluzione di per sé, che faccia rivoluzione di per sé, che faccia appunto rivoluzione, che faccia rivoluzione in quanto cinematografia. Sì, maestro, sì. Si possono fare delle immagini in rosso solo con l'audio. Sì, maestro. Possiamo intitolare film rosso. Già esiste? Sì. Cinematografia rossa. Sì. Lo possiamo intitolare. Lo possiamo intitolare Movi Film, Movimento Film, Astratto Film. Interessante. Compagni diano un film. Interessante.
crede di essere, è una valutazione personale, chi crede di essere da solo a fare tutto nella vita probabilmente si sbaglia. Almeno la necessità di alcune altre persone e la valutazione è che l'impero è sia all'interno del soggetto, di ogni soggetto, che come all'interno di molte situazioni, di quasi tutte le situazioni. Leggendario. Il maestro è stato fondamentale nella battaglia contro il governo Berlusconi, nella battaglia a sostegno di Mosca, ha scritto un libro verso Mosca. Maestro, verso Mosca, declami la poesia, maestro. La poesia di verso Mosca è per esempio Il compagno, tratta dal libro Verso Mosca. Fosse un giorno il cielo dipinto d'azzurro da foglie cadute e mi trovassi di marmo le labbra mute, vorrei del ricordo che a fissarne la vista fosse un mesto silenzio raccolto lì accanto, un forte compagno ancor comunista. Terminato, adesso vediamo se poi si riprenderà tra qualche decina di anni. Personalmente terminato. Già se ne ha parlato col maestro, in una, mentre fumavo, terminato perché mentre fumavo una volta, sento una voce che dice: stavo ragionando sulla politica internazionale, e sento una voce che dice: ma l'Iran dov'è? A est o a ovest? Schierato politicamente, e anche si è deciso di terminare con l'uso delle droghe. Siamo antiproibizionisti in ogni caso. Settimana in Nicaragua nell'83, incontrato il ministro delle finanze Joaquín Cuadra, è stato tra le altre cose, è stato alla redazione di Barricade, è stato in aree di conflitto, è stato a Somoto, è stato a Calapa, è stato in aree turistiche come a Corn Island, è stato molto a Managua, e l'ipotesi fondamentale è stata che la rivoluzione è fondamentale, vivere una rivoluzione è bellissimo. I sandinisti hanno prodotto come uno dei primi atti la distribuzione gratuita di soldi delle banche ai contadini perché avessero a fondo perduto, perché avessero un sostegno per la produzione agricola. Hanno ipotizzato la costruzione di cooperative piuttosto che di latifondo, hanno ipotizzato ipotizzazioni di una società che noi consideriamo giusta,
la libertà, il proletariato che ha lo stesso peso specifico delle altre classi, il proletariato che va nelle città, ha libertà di girare ovunque, il proletariato che si diffonde, il proletariato che ha il potere operaio, il potere proletario, la classe operaia. E vivere una rivoluzione bellissima. Subcomandante Marcos l'ha fatto, i sandinisti l'hanno fatto, Cuba l'ha fatto, si è vinto molto nell'ultimo periodo, si è vinto in Bolivia, si è vinto in Brasile, si è vinto in Ecuador, si è vinto in Uruguay, è interessante, è interessante. Siamo anche anarchici, maestro, siamo per l'abolizione dello Stato, delle carceri, delle armi, degli eserciti, siamo per la pace. Siamo per una classe sola più che per la divisione in classe. Siamo per la libertà, l'uguaglianza, siamo per la rivoluzione, quindi. Regolare. Siamo per uno sport diffuso nelle piazze, nelle fabbriche, negli uffici. Uno sport popolare di massa, uno sport al di fuori dello sport professionistico, della moneta. Uno sport realmente di massa. Siamo per abolire i campionati e fare 56 milioni di calciatori. Buona emozione. Perché negli anni 50 declamò, il maestro è stato molte volte nei giornali, collabora con la stampa operaia adesso del Partito della Rifondazione Comunista, ma nel 1958, maestro, che cosa? Il rifiuto dell'esame di maturità? Ah no, feci 3 esami di Stato per la maturità magistrale in cui presentai tema sulla educazione omosessuale nelle scuole e nelle famiglie e fui bocciato sempre. Mi ricordo che feci il 4º esame a Assisi, alle magistrali di Assisi, ma mi bocciarono anche lì. Io praticamente non avevo curato il nozionismo. D'altronde in Vietnam ci sono i campi di rieducazione, maestro. Ci sono in Vietnam, a Cuba, sì. In Cina. Un'emozione, Stalin li rieducava, maestro. Sì, ma Stalin, Ho Chi Minh. Ma io con Stalin non sono. Un'emozione. Sono con Marx e con Lenin. Complimenti, maestro. Complimenti, ma Stalin ha fatto morire molta gente. Ha vinto la guerra, maestro. Sì, lo so, però. Ha battuto il nazismo. Ha fatto ammazzare anche tanti contadini, mi pare, o sbaglio. Propaganda occidentale, maestro. Propaganda occidentale. Chiaro, chiarissimo. Sarà chiaro. Vero? Chiarissimo. Beh sì, ha fatto delle cose brutte anche lui. Adesso siamo in un periodo di svolta, veramente, di svolta per le sinistre, per un'Europa di una sinistra europea, il rafforzamento della sinistra in Italia. Sì, sì. Guarda che questo Berlusconi è terribile, quello lì fa del tutto per cercare di far cadere Prodi, pur cercare di o le inventa tutte, riconta i voti, traccia sempre da ridire, è una forza del male, è una forza veramente negativa, io lo chiamo la serpe.
chiamo la serva? Lo squalo ridez. Lo squalo ridez. Lo squalo ridez. Fissato. Fissato che ce l'ha con i comunisti. Ma questo è... Non capisco, ma tutti sbagli, siamo esseri non perfetti, ognuno di noi, nessuno perfetto, avranno fatto anche loro i loro errori, però l'idea di base, che è quella marxista, e io ci aggiungo anche leninista, Marx comunque è in primo piano, guarda chi me lo tocca. Perché era un profeta che io penso che il comunismo salverà il mondo. Io dico, penso che se Dio esiste è un Dio comunista e se vuole ristabilire il suo paradiso in terra, sarà un paradiso in terra comunista. Questa è la mia idea. D'accordo? Chiaro maestro, chiarissimo, li battezzerà maestro, Karl Marx li vuole ribattezzerà. Certo. Chiarissimo sì. Maestro, chiarissimo. Sarebbe bello. Abolizione delle negazioni perché l'ipotesi è quella di produrre un'abolizione del limite. Le negazioni sono limiti, per cui si tratta di riuscire a sviluppare qualche abolizione del limite. Si trattava e si tratta di sviluppare alcune sperimentalità verbali, di produrre possibilità in ogni caso. Di produrre possibilità, così come questa ripresa, maestro, è tutta figurativa. Si tratta di produrre un'astrazione, una possibilità rispetto alla sintassi di quella che è la realtà. Si tratta di fare uno sforzo per migliorare la realtà. Interessante, Perugia è una città interessante, una città che sta diventando una metropoli. Ci sono molti compagni internazionali, molti compagni di Perugia. Si frequentano un po' tutte le classi, la valutazione che è fondamentale la classe operaia, il proletariato, il precariato, i giovani, gli anziani, sono fondamentali in questa città. Perugia è una città che all'inizio del millennio ha sviluppato alcune ipotesi culturali interessanti, ha molti giornali, più ne avrà. E in generale l'ipotesi è quella che sta andando verso la metropolitanizzazione, verso il diventare una metropoli, mediante i trasporti, la composizione sociale, le relazioni umane, e questo produce, le metropoli hanno la caratteristica che hanno delle relazioni intense ma brevi, in pochi secondi si racconta la propria vita, e questa è l'ipotesi delle relazioni metropolitane. Perugia sta diventando una metropoli con molti compagni e compagne, con molti operai sociali. Fondamentale.
mio cineasta, come compiacere. Ciao Sara. Come compiacere. Ciao, ciao, ciao maestro. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Il lupo per esempio è stato fondamentale come l'opera. Sono fatte molte declamazioni. Si è fatto un disco, Cosmo Rosso, con il compagno Prinzi. Locale di compagni, compagni, c'è la bionda che è leggendaria, bionda leggendaria, bionda leggendaria, sempre meglio di un mal di denti, compagni, sempre meglio di un mal di denti. Con emozione altissima. In altri termini, meglio la bionda nuda che i compagni cineasti vestiti a festa. Regolare, regolare, regolare. L'estate si declama nella strada, nelle piazze, d'inverno nei locali, luogo leggendario. Abbiamo un altro locale dove andare, un altro bel locale dove andare qui vicino, alla Drinks House, dal compagno Felice, compagno fondamentale perché alle 20:30 si cena generalmente, e allora è fondamentale. Compagno leggendario, compagno partenopeo, compagno napoletano, con il compagno Brian, filippino, compagno Marco, compagno italiano e il compagno Luca abbiamo. Conoscete qui i compagni? Li intervistiamo? Abbiamo possibilità? Regolare, regolare, con 20 minuti compagni e compagne. Si canta anche la messa, con emozione altissima. Compagno Luca, leggendario, compagno Michele, bellissima, un saluto. Buonasera. Compagno Luca, ci sono dei compagni che stanno girando un film sulle declamazioni. Tocca fare una declamazione. Compagno Luca, chiarissimo, sorvole, un saluto alla sinistra bolognese, alla sinistra del Baden-Württemberg, alla sinistra del continente negro. Compagni e compagne, tesi, ipotesi, sintesi, traiettoria, consistenza, realizzazione, pensiero, idea, programma, teoria, ideologia, rivoluzione, cosmo rosso, cosmo, libertà ed uguaglianza. Per il compagno Mastro Giacomo si reclama libertà. Buon marzo, buon inverno, buon inizio di millennio. Grazie compagno. Ottimo. Compagno Luca, oggi Vladimir Putin è a Roma. Un saluto compagni, un saluto, un saluto. Saluto a te compagno Paolo. Si va verso il trionfo in Francia. Un secolo in Royale, dopo di secolo in Royale. Chirac ha mollato, basta. Esatto, esatto, esatto. È stato emozionante però, 12 anni di presidenza. Insomma. Ha ipotizzato quella pace con l'Iraq che era interessante. Devi capitare il conflitto in Iraq che era interessante. La coppia Chirac-Schroeder. Interessante, interessante, interessante. Mi ricordo compagno Luca di una manifestazione di Girotondi a Roma, compagno Luca, in cui si parlava della posizione della Francia e della Germania in piazza, il movimento ne parlava. Questo all'indomani della dichiarazione di guerra in Iraq. Prima. Esatto, dichiarazione di guerra, poi c'è stato un periodo di alcuni mesi e in settembre. Poi l'intervento sarà stato in marzo, ma in settembre la Francia e la Germania presero questa posizione, la Francia di Chirac e di Schroeder presero questa posizione contro il conflitto. Alcune cose sono state interessanti, anche la presidenza Chirac e il cancellierato Schroeder. Regolare. 6 maggio cambia tutto anche in Francia, compagno. Comunque vada, cambia tutto anche in Francia. Una donna all'Eliseo, una donna presidente. Un saluto compagno Luca, un saluto leggendario.
sia la libertà e l'uguaglianza. La meraviglia cubana è altissima, la rivoluzione cubana. Il Medioevo, compagni e compagni, caffè fondamentale dell'ambito metropolitano. Si è partecipati alla battaglia per il governo Prodi, in questo caffè è venuto Romano Prodi. E abbiamo detto, Presidente, questo è un caffè di centrosinistra. E ha risposto in bolognese, ma il caffè lo fanno buono? Comunque adesso, ecco, auspico che sarebbe interessante questa possibilità che ho letto. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. No, dicevo di questa unione delle sinistre, delle rifondazione, comunisti. Verdi e sinistra di essi. Sinistra di essi. È vero, sì, questa sì. Io la sento molto interessante, questa cosa. La sento che l'unione fa la forza, fa. Sarebbe interessante. Per esempio questo Partito Democratico che vogliono fare, no? Sì, maestro. Vabbè, democrazia è una cosa bella, è una cosa giusta e va benissimo. Però non ci vedo praticamente. Ma a che scopo? Cioè molti dei DS sono di sinistra. Sì. Ci vanno? Sì. Ci vanno? Sì. Maestro, l'ipotesi del Partito Democratico è questa, loro dicono bloccare l'alternanza di governo tra centrodestra e centrosinistra, eliminando parte del fattore K e bloccando i governi sul centrosinistra. Aumentare il centro per dare una garanzia ai ceti medi, aumentare i consensi. I ceti medi sono impauriti, sono dalla guerra, dal cambio dell'euro, adesso si mettono anche i comunisti. Questa è l'ipotesi del Partito Democratico. Ah, ho capito. Ma noi siamo comunisti, maestro, e siamo per i lavoratori, la classe operaia. Sì, è implicita la democrazia anche in noi. Chiaro, no? Chiaro, chiarissimo. Che ci mancherebbe altro che non ci fosse la democrazia in noi. Chiarissimo. E c'è sempre stata, cioè che hanno bisogno di riformare un'altra cosa, un'altra. Perché? Forse non ho seguito bene. Non ho seguito bene il dibattito. Sì, maestro. Sì. E il governo Prodi che ne pensa, maestro? Penso che è ottimo che durasse 5 anni più altri 5. Chiaro, maestro. Questa è la mia opinione. Chiaro, maestro, chiarissimo. Perché chiarissimo. Prodi ci ha salvato da Berlusconi, governo Prodi. Chiaro. Se riescono a tenere le forze unite insieme tutti quanti, siamo salvi da Berlusconi. Chiaro. Se no quello ritira in ballo le elezioni, il conteggio dei voti. E Cristo Santa Maria ritira il ballo e si vuol far caderlo, lo vuol far cadere. Chiarissimo. Però non dovete fumare qua dentro. Infatti gliel'ha detto. Mettiamo di fumare. Non è una cosa molto ortodossa. Chiaro, siamo per il governo Prodi, maestro. Siamo per il governo Prodi. Sì. Ecco, io penso che dovrebbe durare ancora. C'è questo problema dei Dico, per esempio. Ma questo fatto dei Dico lo devono votare alla Camera e al Senato? Sì. E allora basta che non passa al Senato e ricade il governo? No. Perché, maestro? Perché c'è una parte del governo, c'è una parte delle forze di governo che probabilmente è contraria. Probabilmente è contraria. Per cui si eviterà di mettere la fiducia sui Dico. Ma allora in questo caso?
chissà se passano i vicoli, maestro. È questa l'ipotesi. Noi abbiamo posto la questione sessuale come fondamentale, adesso c'è un dibattito nel paese, se lo ricorda, maestro, il dibattito per il divorzio, l'aborto, è una cosa simile, maestro. Sì, sì, e quindi non si metterà la fiducia. Esatto, esatto, si vedrà, d'altronde è un'ipotesi strategica, è un'ipotesi di periodo, è un'ipotesi... E perché non mettere la fiducia? Maestro, perché ci sono alcune forze politiche che sono contrarie, alcune forze di cattolici, sì, che sono anche, sì, all'interno del centro-sinistra, sì, sono parzialmente che non contrarie. Sì, sì, sì. Staremo a vedere. Allora, gli americani vanno sulla Luna, i carabinieri dicono noi andiamo sul Sole, conferenza stampa mondiale, telegiornali, giornalisti, agenzie di tutto il mondo, si alza un giornalista e chiede al comandante dei carabinieri, scusate ma voi con quale tipo di navicella vorreste andare sul Sole, viste le alte temperature? E il comandante dei carabinieri risponde, intanto partiamo di notte. Riguardo al cosmo, si può dire una cosa riguardo al cosmo? Una cosa economica, di economia, voglio dire l'ipotesi è di dire questa cosa di economia. La Terra, il pianeta terrestre ha 6 miliardi di persone, di cui molte hanno superato la soglia della povertà, ma che in ogni caso hanno dei livelli bassi di reddito e di retribuzione. L'ipotesi è che ci sono dei pianeti a 3 giorni di viaggio dalla Terra, sostanzialmente poco abitati, che possono essere utilizzati per la ricchezza terrestre, così come i fondi marini, così come i fondi oceanici. È un'ipotesi con cui l'umanità si misura da 50 anni sostanzialmente, l'impero ci si misura da millenni, ma l'umanità ci si misura da 50 anni e ha ipotizzato alcune cose interessanti, ha ipotizzato delle basi spaziali, con delle basi spaziali si sta costruendo la base spaziale Alfa, la stazione spaziale internazionale, che ipotizza un'umanità che costruisce dei microcosmi all'interno del cosmo. L'umanità è stata sulla Luna nel 69, negli anni 60-70, e ha prodotto una svolta nell'umanità stessa, ha tracciato delle linee che solo 500 anni prima sembravano impensabili, come quando l'unificazione del mondo, che è stata la scoperta dell'America, ha prodotto uno sconvolgimento generale nel pianeta e per l'umanità. La valutazione personale è che l'unità del cosmo, del sistema solare in ogni caso, o l'uomo sulla Luna possa produrre cambiamenti epocali simili, di tal fatto. Ecco il compagno operatore che mi stava inquadrando, una giusta rotazione dei ruoli, compagni e compagni, è fondamentale, la libertà, l'uguaglianza e la rotazione dei ruoli. I compagni cinesi durante la rivoluzione culturale ipotizzavano questo, che anche gli intellettuali facessero un po' gli operai, e questo è fondamentale. Si tratta di trovare un'astrazione, si tratta di trovare una astrazione. Eccola, 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 eccola. Si tratta di trovare un'astrazione, si tratta di trovare una astrazione. Eccola, eccola, eccola. Si tratta di trovare un'astrazione, si tratta di trovare una astrazione.
Eccola. Si tratta di trovare un'astrazione. Eccola. L'abolizione del conflitto, la pace, l'abolizione della guerra, la pace, l'abolizione delle classi. Senza pace mancherà l'ipotesi di quella che è il compimento dell'umanità, in altri termini della società perfetta. La società che ha relazioni di arte, concetto, cultura, amore e sessualità, che sviluppa al di fuori degli interventi esterni le ipotesi di relazione di armonia completa, le ipotesi di relazione di cultura, di arte, di concetto, di amore e di sessualità. Ipotesi di relazione di cultura, di arte, di concetto, di amore e di sessualità. Ipotesi della libertà e l'uguaglianza. La pace abolisce il militarismo, abolisce la reazione, abolisce le classi sociali. Pace ipotizza la centralità di quella che è l'armonia, la reciprocità, l'ipotesi della libertà e dell'uguaglianza. Elimina la dominazione, elimina l'ipotesi del dominio, elimina l'ipotesi della sopraffazione. La contrattazione con l'impero nei confronti della pace è fondamentale.